Oggi prepareremo insieme una torta di pesche e ricotta. Abbiamo bisogno, per iniziare, di 3 uova. Aggiungiamo 170 g di zucchero semolato e azioniamo le nostre fruste al massimo fino a farlo diventare bello spumoso. Così vanno proprio bene. Andiamo ad aggiungere 50 g di olio di semi di girasole e 80 g di latte. Ora una confezione di ricotta da 250 g. Adesso, un po' alla volta, aggiungiamo la farina 00 setacciata. Adesso i 50 g di fecola di patate, sempre setacciata. E per ultimo, circa mezza bustina di lievito per dolci. Possiamo togliere le fruste. Ora prendiamo un limone con buccia edibile e ne andiamo a grattugiare una metà. Nel frattempo accendiamo il forno a 180 gradi statico. La nostra torta è pronta per essere messa su una teglia. Questa è da 26 cm, apribile, foderata con carta forno, imburrata e infarinata sui bordi. Ora verso il composto. Lo livello un pochino e lo vado a guarnire con delle pesche tagliate a fettine sottili, abbastanza sottili. Fatto un fiore. La posso infornare, il forno è già caldo a 180 gradi per 30-35 minuti. Ci vediamo tra poco. Ora che si è raffreddata, la possiamo mettere su un bel piatto un po' vintage. Adesso ne tagliamo una bella fetta. Morbidissima e anche profumatissima. Pronta per essere gustata domani mattina con la colazione. Buon appetito, alla prossima ricetta!